Campana è festa in questa domenica 19 marzo 2017 nella parrocchia di Cristo Re. La tavolata di San Giuseppe è organizzata dalla Misericordia e della Fratres. E già i volontari della Misericordia sono in azione già a prima mattina. Una organizzazione perfetta per ricevere i doni, per imbandire la tavolata per 24 bicchierini. Sono 24 provenienti dalle 6 parrocchie, 4 segnalazioni per parrocchia. E intanto, oggi 19 marzo 2017, sia la Fratres che la Misericordia, nella espressione dei propri, nei rispettivi consigli direttivi, portano avanti una iniziativa che si trascina da 23 anni. 23 anni sul campo con l'iniziativa benefica della tavolata di San Giuseppe. Già arriva il primo pane? Il primo pane, già sfornato, fresco, caldo, fresco. Caldo. Maurizio sono, no? C'è sempre qualcuno che ha bisogno di te, non voltare mai pagina, e la pagina non si volta, come ogni anno arriva la torta fatta da Cettina e Marco. Vengo. E Cettina e Marco si dirigono verso la tavolata di San Giuseppe per portare la loro torta. Mettiamo fare tantissimo, si mangiano un po' che ci mettiamo. Capito qua? Ma giri. Thank you.
giornata di San Giuseppe a Mussomeli, organizzata dalla Misericordia e dalla Fratres, oggi nel Salone Parrocchiale di Cristo Re. Già la tavolata si sta imbandendo. Con noi abbiamo Patrizia e la signora Calogera. Loro ci illustreranno, ecco, cosa hanno portato i benefattori per imbandire la tavola. Incominciamo. Frittata di finocchi. Ecco, cosa sono queste? Queste è carne. Carne. Le polpette, tantissime. Le polpette di pane. Tanti tipi di frittate diverse, carni impanati. E poi tavola, tavolo centrale è costituito da dolci e la torta. Ecco, vediamo un po'. Vediamo nello specifico, signora Calogera. Questi dolci sono da solo. I spingi. Spingi con la... Non sono con la ricotta. Con la crema. Poi qua. E queste? Queste sono i pignolati. E qual è la ricetta dei pignolati? Qual è? Farina, uova, se ci metto un poco di lievito Bartolini, ma pochissimo. Farina e uova. E allora oggi... E poi si friggono. Vediamo. E là abbiamo i cotturetti di latte. Cotturetti di latte. E come si fanno? Si fanno, c'è un procedimento un poco particolare. Un po' più complesso. Passiamo avanti. Sì. Allora, la mollica che si mette nella pasta che si fa con i finocchi, la salsa. Ecco. E oggi bandico questo. E allora continuiamo con la tavola, ecco. Al centro abbiamo la torta di San Giuseppe con l'icona di San Giuseppe il bambino, molto bella. La statua di San Giuseppe, il vino, il pane. E qui un'altra tavolata di dolci. Ecco signora. Ecco, allora. Cannoli. Ma a lei piacciono i cannoli? Dica la verità. Mi piacciono, ma purtroppo lo devo mantenere. E allora deve, è a dieta forse? Sì, a dieta. Ma oggi è San Giuseppe? Oggi è San Giuseppe, non mi interessa niente. Ecco, non interessa niente. Le chiacchiere, queste sono le chiacchiere. Quali chiacchiere? Quelle della gente? Sì. Della gente che non mancano. No, quelle della gente veramente non sono buone, i chiacchiere della gente. Queste forse qualche sfogliata fatta particolare con la crema, non lo so. Sì, una sorta di beignè, sì, forma di cigno con la crema. Sì. E poi tante torte, tante ciambelle. Quelle di Spagna, classico. Dovendo dare un punteggio a questa, diciamo così, tavola imbandita, qual è, ecco, la portata che ha fatto presa? Io darei il massimo punteggio, sia per la quantità, ma soprattutto per la qualità e per la varietà dei prodotti. Brava, e soprattutto per la finalità. Soprattutto 10 per la partecipazione delle persone sempre a questa iniziativa, non si tirano mai indietro, offrono con piacere tutto, veramente tanto, e quindi questo testimonia il fatto che questa tradizione è ancora molto sentita a Mussomeli e va avanti benissimo. Enzo Schifano, cosa state facendo? Allora, stiamo mettendo, per evitare che le persone... È una transenna? No, una transenna, solo per evitare che le persone vanno a ridosso della tavolata e quindi dare la possibilità a tutti di poterla vedere da questo lato. Niente di che, la stiamo segnalando con dei palloncini che sono i colori della Misericordia e della Patres. E niente, tutto qua. Così le persone hanno la possibilità di poter ammirare la tavola di San Giuseppe. Una cosa,
vorrei chiedere, Presidente Schifani, qual è il criterio, qual è stato il criterio? Allora, 24 vicarie. Allora, 24 perché le parrocchie a Mussomeli sono 6 parrocchie, abbiamo invitato i preti a fornirci dei nominativi e quindi ogni prete per ogni parrocchia ci ha segnalato 4 nominativi e quindi 24 vicariegge. Cioè che praticamente se le parrocchie fossero state una diecina avremmo sicuramente anziché 4 o 3, ma avremmo accontentato tutte le parrocchie. Ed arriva immancabile la banda musicale, un gruppo che viene ad onorare, ad allietare la tavolata di San Giuseppe. Tavolata di San Giuseppe con la banda musicale nel salone parrocchiale di Cristo Re, messo a disposizione della Fratres e della Misericordia. Festa di San Giuseppe, 24 vicarietti a tavola. Aggiungi un posto a tavola. E non può mancare l'applauso. Le cucciolette della signora Rosalia, quando hai incominciato a fare questa mattina? Stamattina alle 5 mi sono alzata e ogni anno questo sacrificio per San Giuseppe, che è il padre della Divina Provvidenza, e si merita questo ed altro. Velocemente la ricetta, qual è? La ricetta, mezzo litro di latte, 50 grammi di burro, 450 grammi di farina e 8 uova. E allora viva San Giuseppe! Viva San Giuseppe, che ci tavolata di San Giuseppe, interviste, banda musicale e arrivano anche i prodotti cucinati a casa. Compiaciuti i responsabili della Misericordia, Enzo Schifano e Giovanni Consiglio, governatore della Misericordia.
clima festaiolo qui nel salone parrocchiale di Cristo Re. Continuano ad arrivare i doni da parte delle persone. E la musica continua con il suo crescendo musicale. I volontari accompagnano con le mani la banda musicale, il gruppo della banda musicale che lascia il salone parrocchiale. Ed anche il sindaco Giuseppe Catania e l'assessore Seppi Loconte danno la loro testimonianza di presenza alla tavolata di San Giuseppe, accolti dal governatore Giovanni Consiglio e dal presidente della Fratres Enzo Schifani. Il ritardo sicuramente non è in ritardo, ma cosa sta portando? Mi tolga la curiosità. La mia specialità che faccio, le panelle, le arancine, crocchette, queste cose per i bambini. E allora aggiungi un posto a tavola? Sì, aggiungi un altro posto a tavola. Per i bambini specialmente. Ok. Vi auguro una buona giornata, si fanno tante belle cose, ok? Ok. Okay, arrivederci, buona giornata. Ma che c'è in questa carta in spagnolo? Cose belle. Cose di San Giuseppe. Cose buone. Vittorio,
ma che sono note musicali? Questi sono i cigni di Bignetti. Qui stiamo facendo la parte relativa ai dolci, e un'altra parte sarà là. Là in fondo ci sono invece i secondi, stiamo cercando, se ci bastano i tavoli, di dividere. Ci sono specialità per i bambini, specialmente. Ok. Vi auguro una buona giornata, si capiscono tante belle cose, ok? Ok. Arrivederci, buona giornata. Una foto, grazie. Ha ringraziato tutti i volontari sia dell'associazione Fatti Misericordia, però non dimentichiamo anche i volontari che a casa hanno preparato le pietanze per impartire questa bellissima tavolata. Quindi ringraziamo anche loro che in modo anonimo e gratuito hanno messo a disposizione il loro tempo proprio per allietare questa giornata. Certo, non siamo qui per risolvere tutti i problemi del mondo, assolutamente, ma semplicemente per dare un segno di continuità da 23 anni che facciamo questo tavolato insieme. Quest'anno abbiamo scelto la location del salone di Cristo Re, anzi a nome mio e anche del presidente della Fratres voglio ringraziare il padre Tozzeo per l'ospitalità. Ci ha portato ad avere una bellissima comodità. Abbiamo avuto tutto pronto, cioè nel senso tavoli, sedie, tanto spazio. Quindi vi auguro di vero cuore, buon San Giuseppe, buona tavolata e grazie a tutti coloro che hanno anche in minima parte, anche con la loro presenza, sono stati presenti. Grazie di vero cuore. Sebastiano, solidarietà, in tre parole, come la descrivi? La maturità dell'essere umano a vedere nell'altro fratello più bisognoso se stesso, quindi fare agli altri quello che vorremmo che fosse fatto anche per noi se ci troveremmo in situazione particolare. Quindi il nostro impegno per tutti, soprattutto per chi ha bisogno. Lei sarà uno dei bicchierirgi? No, io sono il parroco di questa parrocchia e ho dato ospitalità ai bicchierirgi. E questa è stata la 23esima edizione della tavolata di San Giuseppe organizzata dalla Misericordia e dalla Fratres di Mussomelio.